volte capite la differenza tra il taglio del pollo a cubetti e il taglio del pollo a fettine, dobbiamo capire bene quando utilizzare una tecnica e quando utilizzare l'altra tecnica. E ci sono delle ricette nelle quali il pollo si cuoce insieme a pietanze che devono essere molto cotte, e quindi è importante che il pollo non venga altrettanto molto cotto, e quindi è giusto utilizzare la tecnica del taglio a cubetti, perché appunto il pollo, essendo più grande, ci mette più tempo a cuocersi. Altre ricette invece, come ad esempio, non so, il pollo all'ananas, il pollo al limone e così via, richiedono tempi di cottura minori, più bassi. Quindi il pollo rimane molto meno nella padella e deve, tra l'altro, insaporirsi anche molto di più, perché deve insaporirsi sulla superficie. Quindi è più indicata la tecnica del taglio a fettine. Oggi vedremo una ricetta abbastanza complessa, ma molto, diciamo, molto particolare, che è il pollo al limone. Cerchiamo un po' di capire quali sono gli ingredienti. Iniziamo. Per quanto riguarda gli ingredienti, dobbiamo fare una distinzione tra ingredienti che servono per la marinatura e ingredienti che servono per la salsa. Per quanto riguarda la marinatura, abbiamo 450 g di pollo tagliato a fettine sottili, il bianco di un uovo e 2 cucchiai di maizena. Per quanto riguarda invece la salsa, abbiamo 2 cucchiai di vino cinese, 65 ml di brodo di pollo, circa 2 cucchiai di peperone rosso tagliato a pezzettini, 2 cucchiai di salsa di soia chiara, 3 cucchiai di succo di limone, 2 cucchiai di maizena sciolta nell'acqua e un cucchiaino di zucchero, e poi del cipollotto per guarnire. Adesso iniziamo a fare la marinatura. Adesso iniziamo con la marinatura, quindi mettiamo il bianco dell'uovo nel nostro pollo, aggiungiamo la maizena e iniziamo a mischiare. Ok, dovremmo aggiungere anche un po' di sale, circa un cucchiaino. Ecco, una volta che tutto quanto sia amalgamato, dobbiamo lasciarlo in frigorifero per circa 20 minuti. Siamo pronti per iniziare. Adesso la pentola è calda, sì, molto calda, quindi possiamo iniziare con la preparazione. Quindi, per prima cosa, prendiamo l'olio e mettiamo molto olio nel nostro wok. Aspettiamo che diventi abbastanza caldo e ci immergiamo il nostro pollo fatto marinare. Quando comincia a essere diciamo molto caldo, poi chiaramente il pollo tenderà ad attaccarsi, quindi dobbiamo essere molto veloci a cercare di non farlo attaccare. Ok, lo immergiamo. Ho preso il gatto del fuoco, perché altrimenti il pollo tende a attaccarsi la pentola. Vi accendo un po' il gas, che forse serve ancora un po' di calore. Perfetto. Il pollo deve diventare bianco, semplicemente bianco. Non deve cuocersi, ma solamente bianco. E
perfetto, il pollo bianco, quindi lo possiamo prendere con... lo possiamo scolare. Dall'olio. Perfetto. L'olio chiaramente lo butto in un contenitore per non disperderlo in ambiente, altrimenti rischiamo di fare danni. Ok, adesso possiamo iniziare a preparare per la salsa, quindi mettiamo tutti quanti gli ingredienti. Iniziamo con il brodo di pollo, poi il vino cinese, lo zucchero, il succo di limone, la salsa di soia chiara e i pezzettini di peperone. Chiaramente non mettiamo, mettiamo per ultimo la maizena, aspettiamo che tutto cominci a bollire. La salsa sta bollendo, quindi possiamo mettere il pollo. Facciamo insaporire tutto molto bene. Aggiungiamo la maizena sciolta nell'acqua, aggiungo un po' di acqua ancora. Attendiamo che si scaldi il tutto e che la maizena cominci a addensarsi. Perfetto. Aggiustiamo l'ultimo di sale. Perfetto, possiamo toglierlo dal fuoco. Torniamo con... ok, il pollo è pronto.